Radio Cucine On Air. Buonasera cari ascoltatori di Radio Pugino Nerv, anche oggi ci tufferemo in una delle diatribe politiche più seguite degli ultimi tempi, il conflitto interno al Movimento 5 Stelle tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, che sembra ormai essere arrivato ad una resa dei conti definitiva. Le tensioni tra il leader politico e il fondatore del Movimento hanno raggiunto un livello tale che le parole battaglia finale riecheggiano nella politica italiana. Le radici di questo scontro affondano nel tempo, ma la crisi attuale si è intensificata a partire dall'11 settembre, quando Giuseppe Conte ha inviato una lettera ufficiale a Beppe Grillo in risposta ad una diffida che il fondatore del Movimento 5 Stelle aveva inviato pochi giorni prima. In questa diffida Grillo chiedeva di fermare il processo costituente del Movimento, il quale prevedeva una riorganizzazione interna delle regole e degli statuti, un passo che per Grillo minaccia i pilastri fondativi del Movimento. Grillo ha ribadito tre punti insindacabili che considera cruciali: la regola dei due mandati, il simbolo e il nome del Movimento. Questi sono per lui non negoziabili e rappresentano i valori centrali del progetto pentastellato. Conte tuttavia sembra avere un'idea diversa su come il Movimento debba evolversi e il suo piano per il processo costituente ha trovato netta opposizione dal suo predecessore e da moltissimi iscritti. Nella lettera inviata l'11 settembre Giuseppe Conte risponde con toni fermi e diretti. Il passaggio cruciale della missiva è quando l'ex premier contesta il ruolo di Grillo come garante, sottolineando che sebbene possa custodire i valori fondamentali del Movimento, non ha il diritto di veto o l'autorità di inibire il processo decisionale interno. Conte critica le reiterate esternazioni pubbliche di Grillo, che a suo avviso stanno creando una percezione distorta, attribuendogli un ruolo dominante e arbitrario, definito da Conte come una concezione domenicale del Movimento. Un altro punto scottante riguarda il contratto tra Grillo e il Movimento 5 Stelle per la comunicazione e la pubblicità. Conte minaccia di sospendere i pagamenti e di rivedere gli accordi contrattuali, accusando Grillo di violare i suoi obblighi nei confronti del Movimento, sia in termini di manleveria che di contratti pubblicitari. Questo segnale è chiarissimo. Conte è disposto ad interrompere ogni collaborazione formale con Grillo se quest'ultimo continua a interferire con la direzione politica del Movimento 5 Stelle, insomma il garante, il fondatore del Movimento che a un certo punto il nuovo arrivato vuole zittire, addirittura minacciandolo di togliergli i contratti, sarebbero il ruolo che lui ha all'interno del Movimento. Beppe Grillo, noto per il suo stile diretto e per le sue reazioni improvvise, non ha tardato a rispondere. Dopo aver letto la lettera di Conte, ha confidato ai suoi fedelissimi di essere irritato e che vogliono farlo fuori. Tanto fedelissimi non sono, se poi, essendo una confidenza, è trapelata in questo modo. Questa dichiarazione riassume perfettamente lo stato d'animo del fondatore, che si sente messo da parte in un movimento che lui stesso ha creato. Io non riesco a capire come è possibile che a Conte sia stato dato tutto questo potere, cioè assurdo. Non bastava l'esperienza di Di Maio ed altri. Grillo ha anche esortato Conte a pubblicare il carteggio tra loro
tra loro due sul sito ufficiale del movimento, mettendo tutto in chiaro per l'opinione pubblica. La richiesta di trasparenza di Grillo ha lo scopo di portare il dibattito alla luce del sole, sperando probabilmente di guadagnare il sostegno dei militanti e di alcuni volti storici del movimento, come l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che si è apertamente schierata dalla parte del fondatore. E non solo lei, moltissimi altri, cioè quelli che chiamano i grillini della prima ora, quindi coloro che in teoria sanno di cosa stiamo parlando, perché c'erano. Mentre anche molti iscritti, io leggo nei commenti anche dei nostri episodi, che parlano di questo argomento, sembrano degli alieni arrivati oggi sulla Terra, non sanno nemmeno che cos'è il Movimento 5 Stelle, in teoria gli sta simpatico Conte. Ma continuiamo a parlarne dopo un minuto di pubblicità, tra poco. Scopri l'album di Marco Puccini, La prima goccia di pioggia, un viaggio emozionante nel mondo del cantautore. Ascoltalo ora su tutte le piattaforme digitali e lasciati trasportare dalla magia delle sue note e dei suoi testi. La prima goccia di pioggia. Tutto Marco Puccini, in pochi giga. Fosse l'ultima canzone che mi fa stare bene, che mi fa stare su. Fosse l'ultimo posto che dedico a me stesso. Fosse l'ultimo motivo per restare vivo, per restare in piedi. Ma c'è sempre qualcosa dietro quello che vedi. Poi la prima goccia di pioggia, dalla prima goccia di pioggia, un nuovo inizio quando ormai sembrava tutto perso. Una prima goccia di pioggia, quella prima goccia di pioggia che ha dato vita a tutto il mio universo. Nella sua lettera Conte accusa Grillo di voler sabotare il processo costituente e di trasformare la gestione interna del movimento in un campo minato di battaglie legali. Le sue parole sono pesanti, definendo l'atteggiamento di Grillo come scorretto e volto ad indebolire il libero confronto all'interno della comunità pentastellata. E poi non si capisce allora perché, se tutti devono dire la propria, Grillo non debba dire la sua, che è tra l'altro il garante, no? Quindi una serie di incoerenze e contraddizioni enormi io noto nell'atteggiamento e in ciò che sta facendo, dicendo ormai da un po' di tempo Giuseppe Conte. Questa battaglia non è soltanto una questione politica, ma rappresenta un vero e proprio scontro generazionale e ideologico, probabilmente. Oppure è semplicemente, come succede dopo un po' dentro un'organizzazione, sia esso un partito o altro, c'è sempre qualcuno, il Matteo Renzi, che vuole distruggerlo dall'interno. Chiamiamolo infiltrato, cavallo di Troia, come volete. Da un lato Grillo vuole mantenere il movimento ancorato sui suoi principi fondativi e al suo ruolo di movimento antisistema. Dall'altro Conte cerca di trasformare il Movimento 5 Stelle in un partito più strutturato che possa dialogare con le istituzioni e mantenere un ruolo stabile nel panorama politico italiano, come se già il movimento non lo fosse, diciamo. Vabbè. Io non riesco a capirlo Conte, mi dispiace. Sta veramente esagerando. Il futuro del Movimento 5 Stelle sembra ora più incerto che mai. L'attuale spaccatura tra Grillo e Conte potrebbe condurre ad una rottura definitiva con possibili ripercussioni anche
a livello elettorale. Le truppe si stanno già schierando: da una parte i fedelissimi di Grillo, tra cui Virginia Raggi, e dall'altra quelli che sostengono la leadership di Conte e vedono nel processo costituente una possibilità di rilancio per il Movimento 5 Stelle. Ciò che è certo è che questa battaglia finale segnerà indelebilmente il destino del Movimento 5 Stelle, e in questo momento forse proprio non ci voleva. Grillo e Conte ormai su due strade divergenti, e il rischio di una separazione definitiva sembra sempre più concreto. Molti osservatori ritengono che se Conte dovesse prevalere, il movimento potrebbe subire una trasformazione radicale, perdendo gran parte della sua identità originaria e soprattutto, a mio avviso, perdendo gran parte degli elettori. La resa dei conti tra Conte e Grillo è ormai imminente. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per il futuro del Movimento 5 Stelle. Resta da vedere se i due leader riusciranno a trovare un compromesso, se questa sarà davvero la fine di un'era politica. Restate sintonizzati su Radio Pugino Nair per i prossimi aggiornamenti su quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, su questo scontro ancora sempre più acceso tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Grazie per averci ascoltato, al prossimo episodio di Radio Pugino Nair. Scopo album di Marco Pugini, La prima goccia di pioggia. Un viaggio emozionante nel mondo del cantautore. Ascoltalo ora su tutte le piattaforme digitali e lasciati trasportare dalla magia delle sue note e dei suoi testi. La prima goccia di pioggia. Tutto Marco Pugini, in pochi giga. Canzoni da folli, tenetele strette, non sono da bulli, da mezze calzette. Non piacciono a quelli a cui aprono gli occhi, e per il sistema son zecche pidocchi. Canzoni per pochi, ma scritte per tutti, per quelli mai nati, per quelli mai morti. E nel mio quaderno c'ho un sacco di bozze, io non sarò eterno, ma loro son vostre. Oh, oh, oh.